Adesso tu mi dici che succede, sennò pisci male. Ma non sai di cosa stai parlando? Non abbiamo molto tempo prima che arrivi. È inutile che neghi, perché io so benissimo che non c'è niente che Vincenzo faccia, dica o pensi di cui tu non sia a conoscenza. Beh, ora esageri. Parla. Con chi si vede? Sto facendo personali. Dai, non voglio fare la spia. Allora lo ammetti? A un'altra? Mi avrà cosa la facoltà di non rispondere. Bravo, Uber. Davvero, complimenti. Non pensavo che ti prestassi a questa bieca solidarietà maschile. Sei una delusione. Che donna. I colleghi della scientifica hanno finito il rilievo e il capanno. Ah, bene. Manuel, che? Manuel, ricordati che io sono quello che capiva se hai fatto casino a scuola prima di mamma. Che mi devi dire? Guarda qua. Dubito che Marziale e Paranno abbiano in comune solo la passione per la caccia. Vabbè, però per ora noi sappiamo soltanto che frequentavano lo stesso capanno. In procura pensavano che Marziale fosse solo un prestanome e che ci fosse qualcun altro sopra di lui a gestire falsi certificati di CO2. Tu pensi che questo qualcuno potesse essere Paronna? Io penso che la morte di Laura e Roberta sono collegate. Pensaci, Roberta è stata investita proprio la notte in cui mi doveva consegnare i documenti che provavano chi ci fosse sopra Marziale. E ora è morta una ragazza che consegnava i documenti per Marziale e per Paron. Forse Laura voleva dei soldi, magari li ricattava. Magari ha incontrato qualcuno in quel capanno. Questo spiegherebbe i soldi che aveva con sé. Poi qualcosa è andato storto e l'hanno ammazzata. E hanno buttato il corpo nel crevaccio. Vabbè, Vincenzo, so che pensi che sono una pazza. Però ti assicuro che la morte di Laura è collegata a Marziale e Paron. Io penso che tu sei una pazza, sì. Però non è questo il caso, non adesso. Magari forse adesso hai ragione. Intanto aspettiamo i rilievi della scientifica. Se loro ci confermeranno che la ragazza è stata ammazzata in quel capanno, noi li inchiodiamo tutti e due, Marziale e pure Paron. Che è sto casino? Giustizia! Giustizia! State la donna con la bestia! Giustizia! I nostri figli, ce li difendiamo noi! Qui, basta, silenzio! Ma che è sta roba? Silenzio! Siamo pazzetti! Andiamo a casa, dai! Ma guarda questo! Andiamo a casa, andiamo a casa! Ragazzi, ragazzi, scusate. Guardate che noi stiamo facendo di tutto per cercare di capire com'è morta la vostra amica. Sì, lo sappiamo. Noi siamo qui soltanto perché ce l'hanno chiesto. Chi ve l'ha chiesto? Commissario, come procediamo? Stia tranquillo. Questa è brava gente. Hanno solo tutti paura che la giustizia non faccia il suo corso. Grazie per il supporto. Però ribadisca ai compaesani che qui della giustizia mi occupo io. Questo è il mio lavoro. Avete sentito, signori? Ciao. Buongiorno, Luigi. Non ti succederà niente. Il mio cane come sta? La persona a cui l'hai affidato la conosco. È in buone mani. Laura non era cattiva. Lo so cosa pensano tutti. Una figlia che abbandona il padre malato. Che persona è? Mostro. Ma anche per me è stata difficile lasciare la mia casa in Ucraina. Alla fine l'ho accettato. Sai perché?
perché non c'era nessuno ad aspettarmi. Mia madre, mia sorella, mio padre. Nessuno. E la stessa cosa era anche per Laura. Laura però qualcuno ce l'aveva. Sì, ma è difficile quando questo qualcuno non ti riconosce neanche. Sai la cosa che faceva soffrire di più Laura? Che suo padre la guardava negli occhi e non sapeva nemmeno il suo nome. Per questo Laura voleva scappare via. Sì? Il test del Luminol esclude la presenza di tracce di sangue umano all'interno del capanno. E nei dintorni? No, non c'è traccia d'aggressione, Manu. Eppure lì Laura deve aver incontrato qualcuno. Forse Marziale, non Paron. Non lo so, ma non... È arrivato questo. Mannaggia. Marziale ha un alibi. Era Belluno quella sera, guarda. Questa era l'api col fuoco dentro. Io so quello con l'acqua. Vuole che chiami dei rinforzi per sgomprare questi qui fuori? No, non ti preoccupare, questi tra un po' se ne vanno da soli. Piuttosto io mi devo assentare per un'oretta, capito? Quindi qua ve la cavate da soli, oppure al massimo mi chiamate. Ma perché devo andare ancora dalla... Sì, ci devo andare un'altra volta, sì. Ma l'ha detto a Caccarolina? No, perché penso che sia il caso. Ma non gliel'ho detto, ma te che te ne importa, scusa, non ti mettere in queste cose. Non gliel'ho detto e non glielo dirò, perché tanto non ci vado più. Termino le sedute, che lei è una mezza pazza, Uber. Certe volte sembra lei il paziente e io la dottoressa. Sei contento? Contento lei? Ma tanto la volpe non può mica nascondere la coda. Ciao Ire. Ti posso parlare? Dai Ire, non fare la stronza. Scusami. Senti, facciamo... No, sentimi tu. Lasciami stare. Tanto che cosa hai detto che sono? Anzi, che siamo tutte? Merce avariata, no? Allora? Avanti. Salve. Prego, si accomodi. Sì, dottoressa, però non mi accomodo perché in realtà io sarei venuto... No, dottore, non esagerate, dottore, non ho ancora detto niente. Volevo dire che magari per un periodo... No, dottoressa, no, non faccia così, si segga. Si metta comodo, metta sulle gambe. Questa sta sdraia è comoda, si metta su, così. No, passa. Lui sta tutto il giorno con delle donne bellissime. Poverello. Chatta con loro. Chatta. Esce la sera con loro. Si figuri che con quella con cui sta lavorando adesso ci è andato in un campo nudista. Ai. L'ha vista completamente nuda. No, e com'era? Ma chi ne so, mi pare normale. No, non è normale, no, per niente. No, meno male che la mia fidanzata queste cose non le fa, non le ha mai fatte. Mi scusi se mi sfogo con lei, sa? È che noi in fondo siamo simili. Chi? Noi due? Ci siamo messi con persone più up di noi. Belle, ricche, di successo. Noi cosa siamo? Due... Due strunz. Due persone brutte, sfigate, inadeguate, insignificanti. No, diciamo qualcosa sì, qualcosa no, eh? Senta, però se mi posso permettere, il problema non è lei. Il problema al massimo è il suo compagno, sa perché? Perché questi uomini belli, piacenti, che fanno? Si abituano e danno tutto per scontato. E invece dovrebbero mettersi un po' nei vostri panni. Se cercassero di capire un po' le difficoltà, no? Di noi donne, di noi compagni che stiamo aspettando a casa, loro che tornano dal lavoro, allora sì che capirebbero, magari cambierebbero atteggiamento. È vero. Ma lui non sa quello che provo io. Ma se sapesse cosa si prova a vedere la persona che ami che ride, che scherza con un altro. Vabbè, vedo che sta meglio, Allora facciamo una cosa, dottore, facciamo che questa visita magari io non gliela pago, magari gliela mando io una parcella a lei. Arrivederci.
Gaia. Vieni un attimo, per favore. Che c'è? Ci sono novità sulle indagini? Forse, ma ho bisogno del tuo aiuto. O vuoi continuare a manifestare con chi ha ucciso la tua amica? Che c'entra Parona adesso? Non posso dire niente, c'è un'indagine in corso. E allora che cosa vuole da me? Aspetta, aspetta. Laura, ti ha mai detto niente su Paron? No, niente. Mi basterebbe qualsiasi cosa. Mio padre lavora per Paron, giù al macello. Perde il lavoro. Ok, va bene, ti prometto che non farò mai il tuo nome. Paron ha ucciso la tua migliore amica. Quando il padre di Laura ci stava ancora con la testa, faceva il custode per una delle cave di Paron. Noi andavamo là ad allenarci con le moto, ma poi non ci siamo più potuti andare. Sembra un fortino. Potrebbe essere anche che Laura sia stata uccisa lì. Dobbiamo entrarci. Manuè, senza un decreto non si va da nessuna parte, eh? E con quello che abbiamo in mano non ci provo proprio a chiederlo al PM. Lo sai pure tu, non me lo concederebbe mai. Buongiorno, buongiorno. Ah, eccoti. Pensavo di non trovarti, ho detto fammi passare lo stesso. Ti dispiace, Uber? Grazie. Prego. Tutto suo. Perché mi eviti? Ma come ti evito? Vincenzo è un'altra. No, ma non ho un'altra, che dici? Ma perché me le sento queste cose? Poi anche Uber, nonostante tu l'abbia costretto all'omertà. No, ma guarda, veramente non capisco. E allora perché mi sfuggi? Amore, ma non ti sfuggo, ma che dici? Io l'ho detto che si arrabbiava. Ma scusa, ma che fai? Stai a origliare fuori dalla porta, no, tu, eh? Che le hai detto? Io niente, sono stato una tomba. Ma se fai così nella tomba ci vado a finire io, però. Allora le dica la verità. Non c'è nulla di male ad andare dalla psicologa. Ma non posso. Come faccio a dire che vado dalla psicologa? Poi devo anche confessare di essere... un maschio non all'altezza. Ah, è per questo? Ma non si preoccupi, commissario. Lei è maschio. Sì, lo so, lo so. Però un maschio medio. Sono maschio medio, sì, vabbè. E sono pure all'antica. E sono pure meridionale. Che ci fai qua? Che ci fai tu? Mi segui? È che la tua moto fa un gran casino. Dovrebbero evitare di usarle qui in montagna. Perché ti interessa quel posto? E di Paron. Dubito che lo faccia sorvegliare giorno e notte solo per proteggere quattro sassi. È stato lui a far uccidere quella ragazza l'altro giorno. E prima ancora la mia amica. Perché lo dici? Non te lo posso dire. Ma c'entra Paron. E allora che cosa aspettate ad arrestarlo? Delle prove. File, documenti, qualcosa che sicuramente sarà lì dentro. Cosa pensi di fare? Ti aiuto, non è quello che volevi. Ma mi direi che vuoi andare lì dentro. È illegale. Appunto, è per questo che vado io. Io voglio incastrare Paron quanto più di voi. Aspetta. Grazie di averlo portato qua. Ora ce ne occuperemo noi. Se lei intanto vuole sporgere denuncia. No, no, non c'è bisogno. È soltanto una bestia che si è persa. E io gliel'ho riportata. La colpa però del padrone che ha lasciato il guinzaglio troppo largo. In che senso? Non capisco. Lei pensa che sia stupido? So benissimo che c'è dietro sua sorella. Si è fissata con me. E non capisco il motivo.
Si ricordi, commissario? Un buon capo tiene a bada i sottoposti. Salve. Ma dico, ma sei impazzita? Non c'entra niente, è colpa mia. Guarda, tu state zitta, che a te già ti è andata bene che non ti ha denunciato. Ma che caspita mi è venuto in mente a tutte e due? Voleva solo aiutarmi a trovare i documenti che doveva darmi Roberta la sera che è morta. Manuè. Cioè la prova che c'è lui dietro la società di Marziale. Manuè. E che è stato lui a uccidere sia Laura che Roberta. Manuè! La poliziotta sei tu, lo dovevi fermare. Ma che discorsi su? Ma non ci pensi alle conseguenze? Scusa, ma ha detto che non sporge denuncia, no? Eh certo, mica è cretino, non sporge denuncia, così si mantiene questo vantaggio e lo usa quando gli farà comodo. No, Vince, è un segnale che ha paura, nasconde qualcosa. Babbo, Manuè, yeah. Almeno per oggi, per piacere, niente segnale e niente prossemiche. Avete fatto una strunzata, tutte e due. E vi è andata bene. Guarda che ho parlato con il PM. Domani mattina Ruslan sarà indagato formalmente per l'omicidio di Laura. Io me ne vado a casa. Non dovevamo farlo. Non hai detto che volevi il mio aiuto? Sì, ma non così. Hai rischiato di finire in galera un'altra volta. Tu sei sicura che c'entra Barone in questa storia? E allora se hai bisogno del mio aiuto io ci sono. Pera? Sei maggiorenne? Sì. Posso vedere un documento? Sì, adesso te li do, tu intanto fai. A me, che oggi ero tanto così da finire in mezzo all'etame. No, vabbè, non ti preoccupare, grazie lo stesso. Aspetta. Che vuoi? Ma tu non sei una di quelle della comunità. Ma che vuoi? Bene, le sue amiche, chissà quando erano fatte per stare là. Lasciami stare. Ma che fai, stronzo? Ehi, lasciala stare. Perché sennò che fai? Dai, stai bene. Me la cavo da sola. Scusami, ho fatto tardi. Shh, piano. Si è addormentato. Dorme già? Sì. Mi dispiace, volevo tenere lo sveglio, ma abbiamo giocato un sacco ed è cresciuto. No, figurati, anzi, grazie. Davvero la babysitter fino alle 10 non poteva rimanere. Che cosa hai fatto la mano? Niente, devo solo fare un po' di pratica con i macchinari. Dammi, ti aiuto. Grazie. Senti, non è che potresti rimanere anche domani? Sei come quando inizi un lavoro nuovo, devi... Sì, il tuo lavoro è un altro, però, no? Ne abbiamo già parlato. Senti, Gregorio, io lo so che da quando è morta tua moglie tu non riesci più a scolpire. Non è che non riesco più a scolpire, non riesco più a vivere, a respirare. Magari per te sono tutte stronzate d'artista che non trova la sua ispirazione, ma io veramente senza di lei non riesco più a vivere. È vero, probabilmente non le capisco su te stronzate d'artista. Però una cosa la so. Ti manca l'amore di tua moglie ed è giusto che sia così. Ma non ti puoi dimenticare che è l'amore di tuo figlio. Forse questa può essere una buona ragione per vivere, no? Magari anche per scolpire. Una proposta importante da farle. Aspetta, quasi fatto. Se ce l'hai ancora con me, hai ragione. Non so come ho fatto a dirvi quelle cose. Sì, sei stato veramente... Una merda. Mi dispiace davvero. Però a parte le cazzate che ho fatto... Io ci tengo davvero a te. Tu sei l'unica ragazza con...
Se ti vedo di nuovo vicino a mia sorella ti spacco la faccia. Vattene da tuo padre, vai! E tu vai in camera tua. Guarda che questa sera al pub mi ha difesa. Irene, gli uomini non cambiano. O ti sei già dimenticata com'era nostro padre con la mamma? Che fai, non vedi chi è? No, andiamo a dormire. Facciamo così, io vado a letto e tu rimani qui sul divano. Così puoi guardare con calma i tuoi messaggi, eh? Papà, dove è l'aeroplanino di mamma? Eccolo. Mi dispiace, però oggi forse è giusto che mantieni il segreto con la tua compagna. Vediamoci domani al bar in piazza, ore 14. La tua dottoressa. Questi si danno pure i nomignoli. Come stare la dottoressa? Io ti cavo gli occhi, ti cavo. Ispettore, che vuoi? Da un anno indaghiamo sull'attività di riciclaggio svolta dalla tua società. E qui dentro ci sono le prove per incastrarti. Come vedi, ti teniamo d'occhio da un po'. Non so di cosa stai parlando. Sono mesi che in procura è pronto un mandato per te. Avremmo potuto arrestarti in qualsiasi momento. Stavamo solo aspettando di capire chi è sopra. Stronzate. Vattene. Io lo so che c'è Paron sopra di te. So che lui è il tuo capo e che c'è lui dietro la morte di quella ragazza. Ancora? Ma come ve lo devo dire? Io con la morte di Laura non c'entro niente. Non sto parlando di Laura. Mi riferisco a Roberta, la tua collaboratrice. È stato lui a farla uccidere, vero? Avevate scoperto che collaborava con me. Vuoi finire dentro per l'omicidio di Roberta? Cosa vuoi? Voglio Paron. Collabora con noi, con la procura. Tu ce lo dai e in cambio ne esci pulito.